Salve a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Crypto51 e mi occupo di criptovalute. In questo video non andrò a parlare di un progetto, non andrò a parlare di un prezzo di una cripto oppure di un aggiornamento, ma andrò a parlare praticamente della situazione che si sta creando sugli NFT. Praticamente nell'ultimo periodo mi sono posto una domanda: ma questo mercato che cosa sta facendo esattamente? Stiamo veramente in bulla? Quindi, in base a queste due domande che mi sono posto, sono andato a spulciare un po' i dati che ci pervengono sul mercato e ho scoperto un po' di cosette, così li possiamo vedere insieme e vediamo che cosa sta succedendo. E quindi con questo video vediamo la situazione che si sta creando sul mercato degli NFT. Ma prima di iniziare con il video vi chiedevo di supportare il canale con una bella iscrizione e di lasciare un bel mi piace. Allora, iniziamo con il video e iniziamo subito con un dato molto importante su DappRadar. Qui andiamo a vedere praticamente i dati sull'intero settore e andiamo a vedere dei dati molto rilevanti, cioè praticamente al momento in cui sto registrando, quindi praticamente 18 ore fa, ad esempio, un NFT a 7,56 milioni di dollari. Praticamente qua stiamo parlando di cifre da capogiro, ma non è solo l'unico, infatti ce ne sono tantissimi che vengono venduti a cifre esorbitanti, ma basta vedere praticamente i volumi che si stanno generando su molte piattaforme, tra cui CryptoPunk, che a dir la verità praticamente non è una vera e propria piattaforma di NFT, ma è una collezione. Possiamo vedere Rarible o Sorare, e qua praticamente i volumi che vengono generati nelle 24 ore praticamente sono molto importanti, cioè molto rilevanti. Infatti parliamo di 12 milioni, 9 milioni, 800 mila e così via. Infatti stiamo parlando di cifre molto alte che vengono paragonate praticamente all'intero settore cripto. Infatti CryptoPunk praticamente genera da solo 12 milioni di dollari di volume. Ma non è solo l'unico dato che vi volevo far vedere, è praticamente andando qui sul marketplace, qua praticamente vengono messi i principali cambi di questo settore. Infatti possiamo vedere OpenSea, Rarible, dove praticamente all'interno possiamo vedere questo dato qua, che sono praticamente i trader che scambiano gli NFT. Qua in questo caso lo chiama traders. Infatti su Rarible vengono scambiate 1494 NFT al giorno. Poi passando a OpenSea, infatti vengono scambiate 3890, infatti hanno generato un volume di 4 milioni di dollari. Rarible ad esempio ha generato 1 milione di dollari, quindi praticamente stiamo parlando proprio di cifre molto alte. Quindi questo qua è un primo dato che praticamente ci appare su questa piattaforma. Passando dopo a un'altra piattaforma interessante che si chiama Non-Fungible, dove qua ci vengono mostrati più o meno gli stessi dati che abbiamo visto prima. Infatti andiamo subito a vedere questo dato qua, cioè volumi in dollari, che infatti ammonta a circa 44 milioni di dollari. È il volume in Ethereum oppure in WEthereum e REV. Questo dato qua ci è dato quindi nell'ultima settimana. Infatti se noi andiamo per giorno, qui praticamente vediamo il volume giornaliero che viene scambiato, quindi siamo sui 13 milioni di dollari, e il numero di NFT scambiati che sono circa 4.011. Ovviamente sono cifre altissime, cioè non paragonate ad esempio al mercato, che ne so, azionario che scambia trilioni di dollari al giorno, ma qua stiamo parlando di un settore che è nato praticamente, solo il settore degli NFT è nato da pochissimo, quindi sarà nato forse da 2 anni or sono, e quindi stiamo parlando di società, di progetti che sono praticamente agli albori e non un settore come il mercato azionario che da secoli che sta in attività. Quindi è un mercato, è vero, è un mercato innovativo, ma è anche vero che è un mercato molto giovane. Quindi l'ultimo dato che vi volevo far vedere è questo qua su Google Trends. Infatti mettendo il termine NFT, come possiamo vedere questa linea qua si è impennata
quindi sta andando verso il 100. Quindi ho messo ultimi 5 anni, quindi come possiamo vedere nel corso degli anni si è mantenuto praticamente con valori 0, e se quindi stiamo parlando di valori inutili, perché addirittura non li prendere anche in considerazione. Ma nell'ultima parte qua, infatti, mettendo solo ad esempio negli ultimi 12 mesi, possiamo vedere come questa linea qua si è impennata soprattutto tra il mese di gennaio, quindi gli inizi di gennaio, e quindi possiamo vedere che là proprio è nata la fusione degli NFT. E i principali argomenti sono non fungible token, eccetera. Vabbè, poi ci sono altri argomenti come idroponica, eccetera. È correlato con il termine NFT, ma la stessa cosa è anche se noi mettiamo, per esempio, Stati Uniti, e più o meno ci appare la stessa cosa, come si è impennato questo termine sempre più o meno nel periodo di gennaio, inizio gennaio. Se noi lo andiamo a confrontare, ad esempio, con il termine Bitcoin, possiamo vedere che gli NFT sono meno ricercati del termine Bitcoin, e quindi ancora, diciamo, non l'hanno superato. Ovviamente questa cosa non potrà mai essere possibile che supera lo stesso Bitcoin, anche perché sono correlati praticamente con l'andamento di BTC stesso. Quindi adesso arriviamo quindi alla fine del video e andiamo a rispondere alla domanda di prima. Quindi stiamo veramente in bolla su questo settore? Ovviamente è certo che sì, perché basta vedere solo gli NFT che vengono scambiati e vengono venduti a cifre praticamente esorbitanti, come possiamo vedere qui. Cioè, stiamo parlando di cifre di milioni di dollari. Cioè, NFT praticamente non è che sono chissà che cosa. Ovviamente staranno gli appassionati per comprare queste cose qua, che ovviamente se no non l'avrebbero comprata a queste cifre qua. Ma non si può scambiare praticamente a prezzi diciamo di milioni di dollari un semplice NFT che può essere anche addirittura replicato, perché è vero che non può essere manomesso, quindi non può essere immutato sulla blockchain, ma è anche vero che ognuno può scaricare questa immagine sul proprio PC, modificarla e immetterla sulla blockchain, e a quel punto si avrebbe la copia di questa immagine qua, cosa che non può essere ad esempio in un quadro tipo di Leonardo da Vinci, eccetera, che non può essere replicato alla perfezione. Quindi stiamo parlando praticamente di due cose separate. È vero che questo settore è innovativo, infatti ha la mia approvazione, ma è anche vero che praticamente stiamo un po' esagerando, e questo è un chiaro segnale di bolla, è un chiaro segnale di fumo, e quindi soprattutto l'interesse è aumentato negli ultimi mesi, addirittura a dismisura, e ha portato praticamente a volumi eccessivi, e ha portato quindi praticamente ad acquisti di sproporzionati dollari per qualcosa, quindi di un'arte un po' particolare. Ovviamente questo settore sarà il perno centrale nel futuro, non lo metto in dubbio, ma ci sta molto lavoro ancora da fare, quindi ci si deve lavorare ancora sopra, ma per il momento io direi che stiamo superando un limite che è pericoloso se continuerà così. Vi chiedo quindi di stare attenti se state entrando da poco in questo settore. State attenti sugli acquisti, perché praticamente può darsi che potete comprare, non lo so, un oggetto che poi, non lo so, un indomani non lo vorrà comprare nessuno, perché può essere, ovviamente, come ho detto prima, replicato, anche se non replicato sulla blockchain stessa, ma replicato, quindi bastando copiare l'immagine sul proprio PC. Quindi la mia opinione sugli NFT è questa. Fatemi sapere la vostra, di che cosa pensate di questo mercato, se state facendo anche voi degli acquisti strampalati, oppure semplicemente state a guardare alla finestra. Quindi lasciate nei commenti quello che pensate, e ci rivedremo alla prossima.